dice che dicono i bardazzi, che probabilmente sono gli unici che hanno visto veramente l'assassino in faccia, i quali ci riferiscono a una circostanza assai particolare, che come quest'uomo guardasse questi due ragazzi e in particolare teneva la mano nella bocca, quasi a fermare un qualche cosa che era più forte di lui, un insulto, non so come posso chiamare, scusate la terminologia. Evidentemente quest'uomo era lì a guardare questi ragazzi e gli veniva questa forma di malattia, di improvviso malessere, che poi avrebbe dato la stura purtroppo all'omicidio che c'è stato la sera. E che lui sapesse di Rontini e del ragazzo che andavano lì a fare l'amore era circostanza conosciuta a molti. Anche lo stesso cugino che viene sentito della Rontini dice: ma io gli avevo detto al ragazzo di non andare più là perché insomma potevano essere visti, eccetera eccetera. Quindi era un fatto noto a qualcuno, e probabilmente era noto anche all'assassino, che aveva forse più volte visto, si era fermato. Questa circostanza, con il fatto, fra l'altro, nell'omicidio Rontini viene trovato un preservativo, una scatola di preservativi vuota, perché non l'ho capito, perché se io utilizzo i preservativi, penso, una volta che ho esaurito la scorta, butto anche la scatola. Invece viene trovato una scatola di preservativi vuota. Quindi l'idea che quest'uomo avesse delle grosse problematiche di natura sessuale è un'idea che non solo a me, ma che io, l'ultimo di questa storia, io non sono medico, non sono, però era venuta un po' ai coloro che si erano interessati nel corso della fase istruttoria e poi dopo di questa vicenda. I professori di Modena, di Bologna, eccetera, hanno detto che innanzitutto quest'uomo aveva un'altezza di non meno di 1,85-1,86, che aveva sicuramente dei problemi di natura sessuale o ipersessualità, e comunque aveva dei problemi psichici notevolissimi. Quindi questi elementi mi inducevano, via via che si andava avanti col processo, a difendere questo vecchio, insomma, che aveva i suoi problemi, aveva avuto i suoi problemi con la giustizia, ma che sicuramente per me non era il responsabile di questi delitti. Mi soffermo un attimo su questa testimonianza dei padre e figlio Bardazzi, che ritengo sia molto molto importante. Secondo me è la chiave di lettura del processo. Questo personaggio che poi fece un identikit, no? Sì. Cercato lì dai carabinieri di Vicchio, furono sentite. Non lo so, io mi ricordo di questi tre, perché c'è nel mio volume, nel mio volumetto, riporto la dichiarazione della mamma, della Christensen, la mamma di questa ragazza, che parla dei ragazzi che vanno a comprare la birra al padre nel pomeriggio. Quindi c'è un'indicazione ben precisa che quei due ragazzi, la Rontini e il ragazzo, erano andati su ordine, diciamo così, della mamma e del padre a pigliargli la birra alle 4, alle 5, in quell'orario là. E poi quello che mi colpì e che mi colpisce ancora sono le dichiarazioni dei padre e figlio in relazione alle modalità di comportamento di questo tizio. Questo era uno che stava subendo un qualche trauma interno, un qualche cosa che non lo faceva stare come, non lo faceva essere normale, quindi gli veniva su questa, scusi la terminologia, questa patologia si stava manifestando. Ecco perché io dico che il Norzetan che viene trovato in quell'altro omicidio può avere una spiegazione, perché in quel caso, se lui ha preso questa pastiglia, non so cosa sia, comunque questa medicina, si era bloccato, si era fermato, non va avanti, si ferma, uccide e lascia il famoso preservativo con gli spermatozoi dentro, il suo,
il suo, perché non poteva essere altro che di lui, secondo me. Ma perché evidentemente, io non ne capisco di psicologia, di psichiatria assolutamente, secondo me era un uomo che aveva dei grossi problemi, era giovane, dei grossi problemi fisici e anche psichici, che probabilmente non riusciva a procreare, non riusciva ad avere figli. E quindi lui uccideva la coppia nei momenti di pazzia, che invece di fare i bambini, di creare i bambini, si diverte. Cioè l'approccio sessuale dei ragazzi che non vogliono fare figli. Invece lui diceva, io non riesco a fare figli, voi che potreste farli? E io vi ammazzo, vi uccido. Cioè, è una mia spiegazione, ma è una spiegazione che si basa su queste cose, su queste sensazioni, punto e basta. Poi, padre e figlio collocano questo episodio intorno alle 3:30. 3:30, 4, sì. La ragazza però risulta che prende servizio al bar verso le 4. Ma sì, vabbè, ma sa, queste un po' le ore non è che vengono segnate normalmente. Quando uno viene interrogato ricorda il pomeriggio, ricorda più o meno la data, eccetera. Poi sa, io la testimonianza